a Lecce per cercare quella scintilla che possa invertire il trend di un brutto inizio di stagione. Il calendario non sembra dare una grossa mano ad un Pescara ancora alla ricerca di se stesso. La trasferta salentina di lunedì, poi la bestia nera Cittadella, la sosta e quindi la ripresa con la trasferta di Ferrara. Poco tempo dunque per piangersi addosso e il tecnico Massimo Oddo vara il piano d'emergenza, confermando la difesa coi tre centrali, vista col Frosinone fino all'infortunio di Drudi e tenuta per 90 minuti nel match di Coppa Italia di Parma. Una partita nella quale si è ben comportato il giovane Rodrigo Gut all'esordio in biancazzurro. Buona prova nelle retrovie e poi l'affondo che ha originato il gol della bandiera biancazzurro. Con il lancio tra i titolari del brasiliano proveniente dall'Atalanta, Oddo prova a compensare l'assenza di Mirko Drudi, che starà fuori un mese dopo la brutta distorsione rimediata col Frosinone. I tre mancini, Bocchetti, Scognamiglio e Jarosinski, si contendono poi le altre due maglie. Sul binario di destra si dovrebbe rivedere Raul Bellanova dopo lo stop forzato a causa Covid. Una settimana piena di lavoro per il laterale, pronto a sgasare sul manto del Via del Mare, mentre a sinistra Masciangelo deve guardarsi dalla concorrenza di Nzita. I tre interni saranno Valdifiori in cabina di regia e poi Memusciai e Maestro, cui Oddo ha risparmiato la trasferta di Coppa Italia per dare priorità al lavoro in vista del posticipo in terra salentina. In avanti tocca di nuovo a Seter. Il Pescara recupera uno dei suoi centravanti, pronto a far coppia con Galano. Per la convocazione, comunque difficile, di Asensio, si deciderà nelle prossime ore. Il giocatore scalpita, ma lo staff medico non vuole forzare i tempi. In casa Lecce non ci saranno il tecnico Eugenio Corini e il difensore Luca Rossettini, entrambi squalificati per una giornata dopo l'espulsione rimediata domenica scorsa a Cosenza. Il difensore, peraltro, era in panchina, punito per una espressione blasfema, come si legge nel comunicato. A dirigere la squadra lunedì sarà il vice Salvatore Lanna. Verso il forfè, l'ex Falco, Dermaco e Liskoski. Potrebbe giocare dal primo minuto Mancosu dopo gli acciacchi di questo inizio di stagione. Il fantasista agirà alle spalle di Stepinski e Coda. In difesa Meccariello prenderà il posto di Dermaku. Trio di centrocampo con Henderson, Taxidis e Maier. Circa i precedenti, nel 2019 il Lecce di Liverani si impose 2-0 sul Pescara di Pillon, con le reti di Mancosu e Lamantia. 10 le vittorie salentine al Via del Mare, dove il Pescara invece non vince dal 99, 0-1 con gol partita di Sasasullo. L'ultimo pareggio nell'87, 0-0. Direzione di gara per Daniel Amabile di Vicenza, porta fortuna di entrambe. Per il Lecce ci sono 2 vittorie in Serie C nella stagione 2017-2018, con il Pescara sempre 2 successi lo scorso campionato. Livorno-Pescara 0-2, Pescara-Juve Stabia 3-1.